abbiamo da montare questo tavolo, giusto? Giusto. E non dovrebbe essere difficile, giusto? Giusto. In fondo tu sei un fisico, saprai montare un tavolo, giusto? No. Io sono un chimico. Ma se vuoi posso sciogliertelo. Ma che cazzo? Ehi ragazzi, che si dice? Ah, ciao ciao. Bisognerebbe montare questo tavolo. Ah, perfetto. Beh, Davide, tu sei un fisico, devi essere in grado di farlo. No. Io sono un chimico, ma se volete posso sempre sciogliere. Interessa sciogliere questo tavolo. Bisogna montarlo. Già, per favore. Non sei in grado di farlo tu. Beh, certo. Che ci vuole? Ti sembra un tavolo questa roba? Perché? Che ha che non va? Ma come che ha che non va? Potresti appoggiarci qualcosa? Beh, forse... Forse? Ma secondo te che cos'è questa roba? Giusto, Gian. Cos'è? Una farfalla? Un lupo? O forse due belle signore che si guardano? Ma perché io non stai chiedendo? Ah, ho fatto anche un corso di psicologia nel frattempo, così potevamo capire qualcosa di più. Ma cosa diavolo sta succedendo qui? Nuvole. Ma smettila! Non mi interessa niente del passato di Gian. Dobbiamo montare questo tavolo che sembra un quadro di Picasso. Basta! Chiamo Wolf. Picasso, hai mai avuto traumi infantili? No, non è possibile. Ehi, ciao Wolf! Hai da fare? Che succede? Guarda, avrei bisogno proprio di una mano, sono disperato. Ora assomiglia a un tubero. Letteralmente. Ok, arrivo subito. Ok, grazie. Ciao ciao. Ok ragazzi, sta arrivando Wolf e sono sicuro che ci aiuterà. Scusate il ritardo ragazzi, ma c'era traffico. Allora, qual è il problema? E quello è il problema, Wolf. È un gatto quello. Gatto? E mai... Ma stai zitto! Wolf, puoi far qualcosa per favore? Beh, essendo un archeologo, posso constatare e confermare che la materia plastica di cui è composto questo tavolo è la stessa delle sedie che sono contenute nel museo dove vi è conservata la lapide di Teodosio. Interessante. Molto interessante. Ehi, posso dare una mano? Guarda, sinceramente credo proprio di... Ma tanto, la mattinata è andata a puttane, quindi vaffanculo. Di che cosa avete bisogno? Ale ha bisogno di montare questo tavolo. Io ho provato a caccarlo, ma nulla è servito! Tu cosa? Sono una truccatrice, ma un'idea ce l'avrei. Beh, non è che la situazione sia cambiata di molto. Mi ricorda vagamente mia nonna. Beh, un riflusso dei ricordi può essere sintomo di una regressione dell'infanzia dell'individuo e... Ci rinuncio! Ehi ragazzi, posso darmi una mano? Ma tu da dove sbuchi? Non lo so, nella sceneggiatura non c'è scritto. Oh, ma tu sei l'unico che può aiutarmi. Tu monti i nostri video su YouTube, no? E allora sei bravo con i programmi di montaggio. Quanto montaggio? E allora, è perfetto per te questo incarico. Guarda, non è così semplice. Montare un video non è come montare un tavolo. E poi fondamentalmente io sono un regista e... Guarda, meglio che io torni al mio lavoro perché questo video sta già diventando una merda. Ti saluto. Idee mandò fuori campo. Perfetto. Ma che cazzo sta succedendo qui? Ma sappiamo benissimo tutti che sia la persona più giusta a montare questo bel tavolo. Ma per favore! Io sono Vanessa, finora avete sempre pensato che io fossi una lampada, ma no, non lo sono. E volevo dirvi che ho un'idea. Sentiamo, dai!
Beh, se non riusciamo a montare questo tavolo di plastica, potremmo sempre costruirne uno di legno. Geniale. Ma no, geniale un cazzo. Si può fare, ho solo bisogno di scrivere il necessario da comprare. Oh, guarda, casualmente dovrei avere qua una penna e un foglio su cui scrivere le cose che ci potrebbero servire. Perfetto, abbiamo un tavolo su cui scrivere. No, che non ce l'abbiamo. Giusto. Gian, dammi la schiena. E meno male che non devo darti alto. Oh! Ecco, ho comprato tutto. Bene, allora, i chiodi? Ci sono. Falla? C'è. Martello? C'è. Scalpello? C'è. Papera di gomma? Papera di gomma. Può sempre servire. Geniale. C'è. Sega? C'è. Assi di legno? Assi di legno. Sì, assi di legno. Non è scritto assi di legno. Ma sì, te l'ho scritto anche, guarda. Ah, ecco perché non lo vedevo. Perché prendendo il foglio per gli angoli, lo coprivo col pollice. Ma bravo, pirla! Ma chi è che fa scrivere una cosa così importante negli angoli di un foglio? Ma adesso è colpa mia, sei te che l'hai coperto col pollice. Ma chi è che prende un foglio così e dice punti con la lista della spesa, così almeno riesco a vedere tutti gli oggetti che devo comprare. Ma scusa, ma anche se non le vedevi, non potevi arrivarci? Perché ne so che con un tavolo di legno ci voglio delle assi di legno. Poco geniale. Ma è logico, ma è logico, ma è logico, ma è logico, la cameriera, non torno più tardi. Vabbè, non chiediamoci come abbia fatto. Gian, piglia le sedie, dai. Quali sedie?